Benvenuti a Terra Madre, stand di Camera di Commercio. Sono molto contento di avere un neo maestro del gusto, gelateria via Mazzini, Massimiliano. Intanto complimenti per essere diventati maestri del gusto. Grazie mille. Però una domanda, cosa vi aspettate da questo progetto? Ma sicuramente è un progetto che, gratificandoci enormemente, ci permetterà di aumentare la nostra visibilità, di aumentare la nostra credibilità, che speriamo sia già abbastanza consolidata, e di magari darci anche la possibilità di fare nuove esperienze, perché rientrando in questo circuito riesci magari anche ad andare a fare delle cose che magari prima non era possibile fare. Però voi siete neo maestri del gusto, ma avete una gelateria da 25 anni. Cosa significa oggi avere una gelateria a Torino? Allora, sicuramente a Torino non mancano le gelaterie, non mancano i talenti, siamo in una realtà dove maestri ce ne sono tanti, sono tutti molto bravi, tanti, e quindi vuol dire intanto avere la responsabilità di poter, cioè di dover lavorare in un contesto dove la concorrenza non manca, quindi l'asticella deve essere sempre molto alta. E noi crediamo di averla sempre avuta e cerchiamo sempre di alzarla dove possibile. È un senso anche di responsabilità nei confronti dei nostri collaboratori. Noi abbiamo 12 collaboratori che diventano 16 nell'arco della stagione estiva. Siamo aperti tutto l'anno, abbiamo un ventaglio di offerte abbastanza ampio. Noi lavoriamo molto col gelato ma anche con le torte, lavoriamo molto anche con la caffetteria, la pasticceria. Cerchiamo di dare sempre il nostro meglio, quindi Torino non è facile, ma forse ti permette anche di avere maggior ragione, un occhio di riguardo a tutto quello che fai, perché per emergere ci va tanto talento. Grazie Massimiliano e buona Terra Madre. Grazie a voi.